Ciao divaniste, buongiorno, bentornate sempre qui a casa mia sul mio divano a fare due chiacchiere e il video di quest'oggi è il video dedicato ai finiti. Ho tantissime cose che veramente ho tenuto, strabordano dal borsone che già è bello grosso. C'è un po' di cose di agosto, un po' di settembre, quindi c'è veramente tanta roba. Non so se dividerò, se magari è troppo lungo il video, dividerò in due parti, magari casalinghi e beauty, non so, vediamo strada facendo come va. Nel frattempo, se non siete ancora iscritti al mio canale, iscrivetevi qua sotto, mettete mi piace e cominciamo subito. Mi sono anche munita di un sacco, perché tutte le volte lascio poi tutto sul divano e devo poi recuperare a fine video tutti i flaconi vuoti. Stavolta faccio subito che metterlo qua nel sacco della plastica e così finito il video porto tutto sotto nel contenitore. Allora, diciamo che cominciamo un po' con diciamo i detersivi e le cose per la casa, il bucato, cucina, eccetera, tutto quello che viene. Allora, un po' a casaccio tiro fuori quello che mi viene per primo. Eccolo qua, il primo è il Mister Brillio, un pulito geniale. Giallo lava in cera, insomma, così geniale io non l'ho visto. È una lava in cera che avevo voluto prendere perché avevo finito l'emulsio, che non so se è ancora qui dentro, in fondo al borsone, non lo so. Comunque questo va bene per ceramica, marmo e cotto. Il profumo è abbastanza buono, perché quando lo passo si sente, quando entri da fuori si sente un buon profumo di pulito, e questo glielo devo dare. Per il resto è come il Tot giallo, diciamo che è una versione discount del Tot giallo. Questo non so dove l'avevo preso, forse alla Cry. Comunque, normale, voto per questo un 7, normale, fa il suo dovere e io lo uso perché ho il marmo in casa e quindi diciamo che è promosso, diciamo, con poco più della sufficienza, ecco. Altro detersivo che è invece per la lavastoviglie, che non è proprio un detersivo ma è un brillantante, eccolo qua, della V5, della mia cara Lidl. Ci ho messo un casino a finirlo, cioè tantissimo, mesi, perché comunque un po' lo alterno all'aceto e quindi un po' uso l'aceto, sapete che vi ho già detto, anzi vi rimando al video che ho girato tutto sugli usi dell'aceto, l'aceto bianco o l'aceto di vino che io uso come brillantante, oppure compro quello specifico. Ma sinceramente non trovo questa grossa brillantezza sui vetri, sui cristalli, sui bicchieri, insomma. Quindi dice che previene le macchie d'acqua. Insomma, questo darei un 6, cioè normale, la sufficienza. Poi passiamo al bucato, un ammorbidente, eccolo qua, il Dussi, che avevo preso sempre alla Lidl. 66 lavaggi, no, cioè consumi molti meno lavaggi secondo me, benché io faccia attenzione alla quantità che verso nella lavatrice, però 66 lavaggi non mi sembra proprio. E anche i 14 giorni di freschezza che vengono detti qua, no. Cioè quando apri la lavatrice la roba è profumata, la stendi è profumata, la ritiri è profumata, quando la stiri già vagamente senti un po' il profumo e poi ciao ciao. Comunque insomma anche questo è conveniente, quindi per carità. Diceva che per un bucato morbido bastavano 30 ml, cioè un tappo, per extra morbido 65, io ho sempre usato un tappo e basta. Comunque anche questo no, non è male, poi comunque il rapporto qualità prezzo vince sempre, ovviamente. Sempre per il bucato, non so se poi sotto ci sarà un altro, avevo trovato una offerta, sempre alla Lidl mi pare, del Dixan liquido per lavatrice. Ne avevo presi 3, mi pare che l'offerta fosse 3 flaconi a 7 euro e qualcosa, per cui un'offerta più che allettante.
Cosa c'è che non va di questa offerta? Che io mi scoccio. Cioè, io dopo un po' che utilizzo sempre lo stesso detersivo, benché sia ottimo, mi scoccio. Per cui non compro mai queste cose extra scorta, perché mi scoccio, oppure appunto le prendo, però le devo alternare ad altre cose perché mi annoiano. Dixan, classico, profumo e buonissimo. Ecco, questo senza mettere l'ammorbidente, la roba rimane profumata. Questo bisogna dirglielo. Quindi il Dixan, io mi trovo bene. Ecco, ad esempio qui 21 lavaggi. Già questa è una cosa più veritiera. Ottimo, questo promosso, promossissimo. Un altro detergente per i sanitari che ho finito e che diciamo, mi è durato tantissimo, è questa candeggina gel che avevo preso invece all'Eurospin della Dexal. Questa candeggina gel mi è piaciuta molto. Mi è piaciuta perché, a differenza delle altre candeggine, veramente il fatto di essere in gel si attacca alla superficie, soprattutto del water, e quindi me la sbianca bene, mi piace. E poi quando passo la spugna non schizza, non mi schizza addosso andandomi a macchiare tutta la roba, questa rimane più aggregata, diciamo, e quindi faccio meno pasticci, insomma, corro meno rischi di macchiarmi i vestiti. A me questa piace, la candeggina in gel la uso anche per lavare la sabbiera del gatto, cioè quando la svuoto, metto questa sul fondo, poi aggiungo un po' d'acqua, lascio un po' lì a sedimentare, poi sciacquo, sciacquo bene e disinfetta, e mi piace appunto perché è molto densa, quindi anche questa promossa. Poi cosa arriva qua? Ecco qua, un disgorgante sempre della Eurospin marca Dexal, e questo ogni tanto lo compro. Io ho, non so come si chiama, la fossa nel cortile, e quindi ogni tot la svuotiamo, e questo mi sembra anche un modo efficace per andare a sciogliere soprattutto i capelli, residui di barba, di saponi, eccetera, che possono rimanere nelle tubature. E insomma, molto saltuariamente, però glielo passo. Ed è, diciamo, che ha la stessa funzione di quello original, quello di marca di original. Questo fa lo stesso il suo lavoro. Quindi, promosso. Che bello questo suono di plastica. Poi vediamo ancora per la casa cosa c'è. Ecco qua. Questo è un gel piatti preso sempre all'Eurospin, è un detersivo con cristalli di bicarbonato. Questo non è male, eh? È piccolino, anche questo formato piccolino è un po' cicciottello, mi piace, è comodo perché non sono quei flaconi che quando li rovesci e poi c'è un po' di detersivo sopra ti scivolano, perché cioè, avete capito dalle mie parole che io sono una molto precisa, no? E quindi questo mi piace, lo trovo maneggevole, proprio nel vero senso della parola, che maneggevole. E ottimo detersivo, nulla da dire, quindi anche questo promosso. Guarda come sono una brava professoressa, quindi promuove tutti. Tutti promuove. Allora, questo è per il beauty. Vediamo un po' qua cosa c'è. Ah, il vicinetto disincrostante. Questo is the original. Rimuove il 100% del calcare, pulisce fin sotto l'acqua, elimina germi e batteri. Questo è ottimo, io uso sia questo che il suo fake della Lidl. Effettivamente sono le uniche cose che vanno a pulirmi la base, diciamo, del water dove ristagna l'acqua e dove si forma il calcare. Quindi questo ovviamente è promosso. Allora, qua sono tutte cose beauty. Ah, questo è anche per la pulizia della casa, che sono i panni della Swiffer. Ok, allora parliamo dei panni della Swiffer. La pubblicità dice che c'è differenza tra i veri panni Swiffer e quelli copia, diciamo. Secondo loro
con la metà dei panni si pulisce meglio. Voi cosa ne dite? Io non vedo questa grande differenza tra gli originali panni e quelli copiati. Tanto alla fine più che una stanza non riesco a fare, soprattutto se si parla delle camere da letto dove c'è più lana e lanetta sotto i letti, cioè una volta che l'hai passato lo devi togliere e buttare. Per cui non so se ne valga la pena sinceramente di comprare l'originale rispetto alle imitazioni. Questo era l'originale, adesso ho comprato l'imitazione e sto provando, ma diciamo che a un primo giudizio direi che si equivalgono. Poi andiamo a cercare ancora qua sotto, ecco qua cosa troviamo, un assorbicolori, sono i fogli profumati da mettere in lavatrice. Questo è un caso che abbia preso il Dexal perché non sono fedele, ma quasi niente, non sono fedele a una marca particolare di detersivi, ok? Mi piace sempre cambiare. Questi sono dei foglietti che assorbono il colore e che devo dire che sto usando anche nei bianchi ultimamente perché mi sembrava sempre che i bianchi uscissero un po' grigetti. E quindi ho provato a inserirli anche nel bianco. In effetti il foglietto diventa grigetto a sua volta, quindi qualcosa farà, insomma un po' di grigio lo attira, e quindi lo sto inserendo in tutti i lavaggi, sia dei colorati che dei bianchi. Un detersivo spray sgrassatore, eccolo qua. Cioè, qui devo aver fatto una spesona all'Eurospin, perché è tutto Eurospin, non pensavo. Dexal sgrassatore alla lavanda, questo è buono, è profumato, è sgrassante, è per pulire sia il bagno che la cucina, le piastrelle, sapete il top della cucina, le piastrelle dietro il top, il tavolo, insomma un mille usi, uno sgrassatore che è anche un profumo piacevole, a me la lavanda piace. Poi un altro spray per pulire, però questo è il Bioform. Questo l'avevamo preso sia io che mia figlia, perché avendo sia cane che gatto in casa c'era presa un attimo la mania del disinfettare un po' tutto, e non è male, non è male, pulisce e poi ha la garanzia che sia disinfettato, quindi anche, non so, la tovaglietta dove mangiano loro, ad esempio le ciotole io le lavo prima col detersivo dei piatti con uno scovolino che uso solo per loro, e poi ci passo anche questo in modo che sia veramente pulito, e poi per i sanitari ovviamente. Questo è promosso e appunto ho la sicurezza, oltre che della pulizia, anche della sanificazione e dell'igiene dei sanitari. Quindi oltre che pulito, anche disinfettato. Per i vetri anche questo avevo preso. Io sapete che c'è il mio top dei top, che è il Quasar, e quello non me lo toglie nessuno. Ma ogni tanto mi faccio attirare anche da queste cose ultra convenienti, che a volte è anche meno di un euro. Questo qua l'avevo preso da Penny, azione anti-aloni senza risciacquo. Cioè, io i vetri non li sciacquo, non so voi. Io passo la mia pezzetta, ultimamente sto usando uno straccio apposta per i vetri, che quindi non lascia pelucchi. E questo, oltre che per i vetri, lo uso così per mille superfici, insomma, lo spruzzo ovunque, quando sono lì con la mia pezzetta, è normale, nulla da dire, al Penny, molto economico. Poi questo, cioè non si vede manco più la scritta qua, ecco, qui sempre nel nostro momento di malate di pulito e di igiene, io e mia figlia avevamo comprato questo, siccome questo è da agosto che qua sotterrato, si è pure cancellata qua l'etichetta, si sta rompendo, è uno sgrassatore battericida, presidio medico chirurgico, quindi sempre per il motivo che vi dicevo prima, e insomma secondo me uno e l'altro si equivalgono, alla fine non ci sono grosse differenze. Questo è Beauty, vediamo se ho altri detersivi o altre cose per la casa. No, questo è tutto per la casa. Ma io
quasi quasi farei un secondo video, così non vi scocciate, non vi scocciate, è breve, a me piace fare le cose veloci, e quindi tra un attimo girerò la seconda parte dei finiti di agosto e settembre.